partire, però poi deve partire. Aspetta un secondo però. Sì, no. Vai. Simone, un gol bellissimo, era tanto che non segnavi, è arrivato a 5 gol prima di Natale, adesso è arrivato il sesto. Sì, sono contento, come ho detto prima, per il gol, ma soprattutto per la vittoria, perché ci si meritava dopo una grande prestazione, a parte l'inizio in cui abbiamo un attimo sofferto, poi dopo siamo usciti fuori e abbiamo fatto la partita. Sono contento per il gol e soprattutto per la vittoria, perché è importante e continua a permetterci di inseguire il Südtirol, e finché la matematica ce lo permette noi ci crediamo. Non si molla mai, anche perché l'anno scorso, insomma, sapete voi bene che basta un attimo per poi perdere terreno, quindi magari potrebbe succedere anche al Südtirol, per quanto abbia tenuto un ruolino di marcia impressionante. Sì, io credo che si stia facendo un grande campionato e mi spiace aver trovato il Südtirol, però noi siamo convinti di quello che stiamo facendo, bisogna guardare in casa nostra sperando che il Südtirol faccia qualche passo falso, qualora non dovesse farlo ci faremo trovare pronti per i playoff, che sarà tutto un altro campionato, però come ho detto prima, finché la matematica ce lo permette noi ci crediamo. Oggi il progresso in campo nella ripresa è coinciso proprio con il miglioramento della prestazione del Padova, perché un tempo è andato un po' in difficoltà, soprattutto lì nel mezzo, soprattutto anche dal punto di vista numerico, oltre che della qualità. No, ma il mister lo sa che ci sono, sono presente, anche ultimamente quando mi metteva penso aver fatto ottime prestazioni. Io sono a disposizione dell'allenatore, che è chiaramente arrivato da poco, quindi poteva cambiare veramente poco, anche per il fatto dei pochi allenamenti che ci sono stati. Io sono a disposizione e spero di portare un grande contributo di qui alla fine. Senti, una cosa emozionale, rientrare qui in questo stadio, come è stato oggi? Dopo l'anno scorso, tra l'altro, tu eri il grande assente della finale, non l'hai giocata. No. E quindi com'è stato rientrare qui al Moccagatta? Sinceramente ci ho pensato veramente poco, tanto guardare indietro fa solo che male. Non dispiace per come è andata, perché veramente ci si meritava noi di andare in Serie B, però ormai è andata così e speriamo che quest'anno sia la volta buona. Sì, però almeno hai segnato, almeno abbiamo un po' esorcizzato, sì, sta cosa. Sì, sì. È importante era più vincere, dai, il gol centrocampisti li fanno, ma non è la cosa importante, essere presenti e soprattutto fare giocare bene la squadra è quello più importante per un centrocampista. Però l'anno scorso sei stato capocannoniere adesso. Sì, sì. Vabbè, magari forse almeno se lo faceva qualche attaccante in più. Io mi sono trovato spesso lì in zona gol, era un modo di giocare un po' diverso rispetto a quest'anno, però chiaramente è sempre, direi, una falsità se non è un piacere segnare, quindi sono contento. Alla fine 6 gol sono un buon ruolino di marcia per un centrocampista. Un'ultima cosa, Jeleni ci ha dedicato al figlio in arrivo, tu hai una dedica particolare per questo gol? No, dedico questo gol alla mia ragazza, dai, che ci, magari gli può far piacere. Ok, grazie. Ci ha avuto un po' di tosse e raffreddore in questi giorni, quindi sono un po' raffreddato, però sono contento per la vittoria. Cosa caratteristica per fare un gol adesso importante? No, non lo so. Non, io non sono mai stato uno che fa tanti conti. Diciamo che ultimamente ho giocato anche meno, quindi si può fare un paragone sui minuti giocati, però nelle altre partite mi è capitato spesso l'occasione, l'importante credo farsi trovare lì nel momento in cui avviene l'azione, poi se il gol viene tanto meglio, però se sei lì prima o poi il gol viene. L'altra volta mi era successo con chi era, col Mantova, che potevo segnare, e con l'Albino Leff uguale, quindi era questione di momenti. Mi spiace solo aver giocato un po' meno in quest'ultimo periodo, però siamo una squadra forte e quindi si accetta. Mi dispiace sentir dire in giro qualcosa sul mio conto che non è vero, non so se l'avete fatto voi, ho letto che ho rinnovato, quindi mi sono un attimo seduto, mi ricordo, me l'hanno mandato perché non leggo i giornali, un po' offensivo nei miei confronti, però ci sta, non so se siete stati voi, quindi ho letto questo articolo, ma mi è dispiaciuto, ma bisogna sempre vedere da chi proviene la fonte, quindi mi dispiace soltanto perché io ho sempre dato tutto, magari c'è stata qualche partita, come tutti del resto, un attimo di appannamento, non aver fatto delle grandissime prestazioni, però io dal punto di vista professionale ho poco da rimproverarmi. Ma tu come te lo sei spiegato il fatto che ti fa un po' meno, diciamo, questo inverno? Non lo so, io da quando è arrivato Oddo, chiaramente il mister ha potuto cambiare poco, quindi non,
da gennaio in poi è successo un po' questa cosa, ma non è un problema. Alla fine sono sempre entrato. Credo che avrei potuto dare un contributo maggiore, però le scelte le fanno gli allenatori. Io sono a disposizione e cercherò sempre magari di fare come ho fatto oggi e segnare. Senti, però è un dato di fatto, entri nel secondo tempo e cambierà, siete tornati a 4-3, tu sei avanzato, tornando dall'università per necessità del sole, cambia la partita. Chiedo, com'è possibile nella stessa partita delle prestazioni opposte? Secondo te, è una Io questione di mentalità, una questione di andate sotto, ma le volte fate un po' veramente show, non lo so, questo è un problema che ci portiamo dietro anche, mi sembra, dall'anno scorso, forse un po' meno, però io credo che ora si stia facendo un modulo diverso che può essere un modulo che ci può dare, togliere le soddisfazioni, però bisogna lavorarci e quindi si fa di necessità virtù, ci mancano tutti i terzini, oggi è entrato Gasparo per fortuna, ha adattato Jelinic che può fare tutti i ruoli senza problemi, però bisogna considerare che a noi ci mancano tanti elementi di qualità, che la forza della rosa è proprio questa, però degli elementi, soprattutto dietro, sulle fasce, noi abbiamo sempre fatto il 4-3-3, non è facile cambiare modulo senza chiaramente poi fare grandi allenamenti tattici, quindi ci sta, su Tirolo abbiamo visto che non cambia mai modulo, ha la fortuna che nessuno li si faccia male, quindi noi andiamo avanti con la nostra strada e qualora non ci si dovesse fare, nonostante si stia facendo un grandissimo campionato, proveremo a vincere i playoff, c'è poco da parlare. No, sì, come ha detto da chi è che ha dedicato il gol, io lo dedico alla mia ragazza che sta con me, è quella che mi è più vicina. Ma tu giustamente dici non è il mio mestiere segnare, però ci avevi aiutato molto bene, ti mancava un po'. Sì, ma a me, io sono sempre stato uno che qualche gol ha fatto campionato, ho fatto tanto difensore centrale, quindi non ho mai fatto grandissimi numeri, però si tende per me a valutare, siccome l'anno scorso ho fatto 10 gol, se non fa gol, quindi ha giocato male. Io lo so quando gioco bene o quando gioco male, quindi sono consapevole, però chiaramente bisognerebbe anche valutare più a fondo le prestazioni, non solo in base ai gol. Ma tu, a parte il gol, tu hai soddisfatto delle prestazioni, diciamo, di questo periodo, di quest'anno, oppure che ti consentivi di non perdere di più, oppure come ti sei portato? Io sono dell'idea che le mie prestazioni sono sempre fatte. Chiaramente potevo fare meglio come potevamo fare meglio tutti, però una delle ultime partite mi ricordo a Trieste, che ero titolare, non mi ricordo dopo quanto l'ho fatto da titolare, avevo fatto una grandissima partita. Quindi dopo quando sono entrato non è facile con uno con il mio fisico entrare subito in partita, ci sto lavorando e credo di essere migliorato anche da questo punto di vista. Però chiaramente un giocatore non può mai essere pienamente soddisfatto per le prestazioni, però è uno sport di squadra, quindi io ne risento più che altro come tutti gli altri del gioco che proponiamo. Però chiaramente si può sempre fare meglio. Poi il nostro campionato è un po' offuscato da quello che fa il Südtirol, c'è poco da dire. Stanno facendo un campionato da 10, non un campionato da 7,5-8, quindi andiamo avanti e speriamo in un passo falso. Qualora non dovesse arrivare, saremo pronti per i playoff. Adesso è uno scenario, diciamo, al contrario rispetto all'anno scorso. L'anno scorso siamo crollati nelle ultime 5 partite, e quest'anno magari vi approcciate anche, non dico più serenamente, però l'anno scorso magari abbiamo un po' tradito la tensione. Quest'anno arrivate a questo punto, forse tra virgolette, un po' da perdere in stagione regolare. Sì, c'è poco da perdere, ormai diciamo che 7 punti a 5 giornate dalla fine sono tanti, però c'è uno scontro diretto da fare. Anche qualora dovessero pareggiare una partita prima scontrinata, chiaramente non bisogna vincerle tutte. Però anche qualora si dovesse andare là a meno 5, si dovesse vincere, c'è ancora l'ultima giornata, sperando che la Triestina faccia il proprio dovere, che la Triestina sulla carta è una delle grandissime squadre, anche se non sta facendo un bel campionato, non credo sia facile andare a vincere a Trieste. Quindi noi ci crediamo e ci speriamo finché la matematica ce lo consente. Grazie. Grazie signore. Grazie.